Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catavionico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo di ventilatori da tavolo contro ventilatori a piantana. Confronto diretto tra un prodotto italiano comprato negli anni 80, ancora perfettamente funzionante, e un ventilatore a piantana made in Cina. Entrambi i prodotti sono eccellenti, anche se il ventilatore cinese è molto più recente, quindi niente si può dire sulla sua futura affidabilità, mentre tanto si può dire sul più vecchio ventilatore Arctic Visa con 40 anni di onorato servizio sul groppone, senza mai dare alcun difetto. I ventilatori da tavolo sono un po' meno pratici perché necessitano di un tavolo, una sedia, un mobile su cui devono essere posti per muovere appunto l'aria nella stanza, mentre i ventilatori a piantana non necessitano di alcun mobile. In specifico, i due modelli hanno poi caratteristiche particolari. Mentre il ventilatore italiano è stato ingegnerizzato in modo ergonomico veramente molto bene, è facile aprire la griglia di protezione. Ci sono solo quattro leve metalliche ad incastro, è quindi facile e rapido spolverare ventola e griglia, togliendo la polvere che si accumula con il tempo nell'utilizzo. Invece il ventilatore cinese ha un'ergonomia inutilmente complicata. Occorre un cacciavite e mani da puffo e tanta pazienza per svitare l'unica piccola vite autoavvitante collocata inferiormente al telaio che blocca la griglia di protezione. Per qualche arcana ragione, i tre fermi sono invece a leva metallica, identici al prodotto italiano. Non si capisce a cosa serve la vite che è stata aggiunta e perché non è stato posto un altro fermo metallico ad incastro. Per il resto, questo è tutto. Un saluto, ciao, alla prossima.